Partito Democratico Anna Ferretti, nuova tesserata, ritorna a casa dopo 4 anni. Comunità energetiche, vigni, pregiudizi inspiegabili dal comune che sceglie società che producono utili anziché se ne energie. Verso il palio del 16 agosto, Bircolotti, nuovo mossiere, l'ufficialità con la delibera di giunta. Le sfide di Confindustria, politica industriale europea, sviluppare il nucleare per rete unica, energetica, tutto questo e molto altro ancora all'interno del nostro TG. Buonasera dalla redazione di Radio Sena TV, nuovo appuntamento con l'informazione locale. Apriamo con la politica. L'ex candidata sindaca del centro-sinistra Anna Ferretti entra ufficialmente all'interno del Partito Democratico. Oggi la consegna ufficiale delle tessere di partito. Per noi c'era Cristiana Morti. Aveva lasciato il PD nel 2020, dopo 8 anni, per dedicarsi al mondo del volontariato. Oggi Anna Ferretti è una nuova iscritta al partito di Elly Schlein, una sorta di ritorno a casa. Nel mezzo, una battaglia politica come candidata sindaca civica, sostenuta dal centro-sinistra e dallo stesso PD, ed un inizio di percorso in consiglio comunale tra i banchi dell'opposizione. Adesso si dice pronta a mettersi a disposizione dei dem senesi. Il ritorno all'interno del PD è perché dopo che per un anno ci siamo confrontati con le persone che si sono candidate nella lista che portava il mio nome, abbiamo ritenuto giusto fare un passo ulteriore, non chiudere quell'esperienza, perché quell'esperienza rimane in piedi, ma scegliere di entrare dentro il partito che d'altra parte ci aveva sostenuto per la campagna elettorale, mi aveva chiesto di candidarmi, e rientrare dentro per poter lavorare anche da dentro a quella che è un'alternativa di sinistra che la nostra segretaria, se Dio vuole, sta portando avanti in modo che condivido totalmente. Devo dire che me l'ha chiesto anche Elly quando è venuta assieme all'ultima volta di riprendere la tessera, quindi di fronte a una segretaria che ti chiede di prendere la tessera, credo di no, non si possa dire, no? Anna Ferretti passerà ufficialmente al gruppo consigliare del PD nel prossimo consiglio comunale e non sembrano spaventarla le differenti correnti o le fratture interne al partito. C'è qualcosa che la preoccupa in questo ingresso? No. Non mi preoccupa, il lavoro che io spero il PD voglia fare e quindi quanto io potrò aiutarli. E questa è l'unica cosa che mi preoccupa, anche perché io mi metto a disposizione del partito non per cariche ma per fare le cose più semplici e banali che ci sono da fare. Ho tempo, sono una nonna, sono quindi a disposizione, diciamo così, la mia attività di volontariato a questo punto prevalentemente sarà su questo versante politico e non più dove lavoravo prima. E restiamo a parlare di Partito Democratico con il commissario Marco Saracino, che traccia la rotta dell'estate militante fino a un nuovo congresso da tenersi entro l'anno. Ancora Cristiana Morti. Il Partito Democratico di Siena traccia la rotta per il proprio futuro, forte del risultato alle elezioni europee. Lo fa con l'estate militante richiesta dalla segretaria nazionale Elly Schlein, con tematiche nazionali legate al salario minimo e all'autonomia differenziata, ma anche con tematiche più locali. E in questo caso la parola d'ordine è opposizione, strizzando l'occhio a tutte le forze di minoranza in consiglio comunale, quelle civiche su tutte. Allungando poi lo sguardo all'orizzonte, il PD pensa già ad un congresso che entro l'anno porterà ad una nuova o ad un nuovo segretario. L'ingresso di una nuova consigliera comunale rafforzerà l'opposizione del Partito Democratico. La nostra ambizione però non è soltanto continuare a confermare il fatto di essere la prima forza politica in città, ma anche di costruire un'opposizione, di riorganizzare l'opposizione in consiglio comunale e in città. Su questo faremo un lavoro anche insieme al partito provinciale, perché ripeto, l'alternativa può essere costruita di fronte ad una destra che sia a livello nazionale che a livello comunale è praticamente fuori dalla realtà e non affronta nessuno dei temi che in questo momento, le urgenze che ci sono in città e a livello nazionale. Tutto questo in vista poi di un congresso che in qualche maniera chiuderà non solo l'estate ma anche l'anno. Sì, noi puntiamo a celebrare il nostro congresso entro fine anno, che sarà il frutto però di un percorso che abbiamo lanciato, che partirà con l'estate militante, con la nostra mobilitazione sia sul salario minimo sia di contrasto all'autonomia differenziata, raccogliendo le firme in vista del referendum, passando per una conferenza organizzativa che riorganizzerà appunto il Partito Democratico di Siena rispetto alle cose che non sono andate in questi anni, ma anche sperimentando nuovi modelli di partecipazione o tornando in luoghi da cui eravamo scomparsi. Penso al fatto che noi dovremmo ricostruire, proveremo a ricostruire un circolo all'interno dell'università. E infine un congresso che vorremmo celebrare entro fine anno e che eleggerà la leader o il leader dell'opposizione alla Giunta Fabio.
Questa mattina il Consiglio Direttivo di Siena Energia, la prima comunità energetica rinnovabile di Siena, ha incontrato la stampa a seguito dell'affidamento da parte del Comune di un incarico professionale ad una società di Sassari per la costituzione di una nuova comunità energetica senza aderire a quella già esistente. Per noi Lorenzo Agnelli. L'associazione Siena Energie, che ha dato vita alla prima serie di comunità energetiche rinnovabili nel comune di Siena, non ci sta e chiama in causa l'amministrazione Fabio perché entri a far parte della rete di enti e istituzioni che collaborano al progetto. Finora silenzio assoluto da parte della giunta, nonostante le molte richieste di incontri formali e informali inviate al sindaco e agli assessori competenti. A rompere però questo silenzio in modo indiretto è stato l'atto dirigenziale del comune del 1 luglio, con cui si procedeva ad affidare un incarico da quasi 50.000 euro alla società Albatros di Sassari per lo studio sulla realizzazione di una nuova comunità energetica rinnovabile. Noi insistiamo fortemente perché l'amministrazione comunale partecipi alla nostra associazione. Quest'idea di andare a fare un'altra associazione spendendo un sacco di soldi, quando ci sono esperienze già consolidate, possibilità di adesioni pressoché gratuite, ruolo importante che potrebbe svolgere il Comune di Siena, non la comprendiamo, proprio non la comprendiamo. Il Comune perde tempo, perché se dà un incarico per fare uno studio preliminare, grasso che cola se tra un anno e mezzo entrerà in esercizio un impianto del Comune di Siena. Mentre se decidesse di entrare in Siena Energia, nel giro di 15 giorni si potrebbe partire. Non si spiega il presidente Vigni la ragione di questa scelta del Comune di Siena quando sono già attivi all'interno del territorio senese due impianti realizzati da Siena Energie, che conta quasi 190 associati. Nessuna ragione politica, ma piuttosto un pregiudizio, secondo l'associazione, che non dovrebbe esistere, visti tanti attori già coinvolti come la Curia Arcivescovile, l'Università degli Studi di Siena, Lega Ambiente, la CGL, la CISL e l'Unione Agricoltori. Penso che ci sia un pregiudizio nei confronti di un'organizzazione di totale volontariato, quale noi siamo, e oggi va di moda invece le aziende che producono utili, e quindi si cerca probabilmente di aggregarsi a un progetto che produrrà utili, quindi è assolutamente frutto di secondo me di un pregiudizio, di una non comprensione del significato di un'iniziativa di volontariato. Ed era attesa da giorni ed oggi è arrivata l'ufficialità con la delibera di giunta. Renato Bircolotti sarà il nuovo mossiere per il palio del 16 agosto. Ora è ufficiale. La giunta comunale di Siena, nella riunione che si è tenuta quest'oggi, ha deliberato le nomine relative al palio del 16 agosto, confermando la scelta di Renato Bircolotti come mossiere a seguito del passo indietro di Bartolo Ambrosione, come si legge dalla delibera. Bircolotti è un mossiere che conosce assai bene il mondo dei cavalli e del palio di Siena. È stato già mossiere a Siena nel palio di luglio del 2022, la carriera della ripartenza dopo gli anni di stop per la pandemia da Covid. Ambrosione fu bloccato da alcuni problemi personali, in quel caso, che gli impedirono di svolgere il proprio ruolo nei giorni della carriera. Mossiere fu quindi Bircolotti, che visse però giornate complesse con la carriera che fu corsa solamente da 6 contrade. Tante le polemiche anche per quella mossa, ad agosto tornò poi successivamente Ambrosione. Adesso la scelta è stata fatta e inoltre la giunta ha deliberato come deputati della festa Fabio Miraldi del Drago, Andrea Mori Pometti della Pantera e Paolo Bennate della Tartuca. Poi Walter Bucciarelli del Bruco, Marco Pulcinelli della Giraffa e Duccio Mancini della Torre come ispettori della pista, Fabio Semplici dell'Aquila, Luca Turchi del Bruco, Maurizio Vani della Giraffa come giudici della vincita e infine Riccardo Frosini come maestro di campo. Si è riunita ieri sera alla Bagnaia Resort la consueta Assemblea Generale di Confindustria Toscana Sud e tanti temi e le sfide lanciate durante la serata. Il presidente dell'Associazione di Siena, Fabrizio Landi, ha sottolineato come servano infrastrutture adeguate e efficienti per risollevare l'economia del territorio. Lorenzo Agnelli. Incrementare la produttività di questo paese e dell'Europa vuol dire fare più consumi e più benessere e quindi far crescere un paese col PIL, però lo si deve fare con una politica industriale europea a lungo termine, una politica industriale italiana a lungo termine, perché il vero tema è che se noi oggi rimaniamo miopi, noi riusciamo a perdere pezzi che sono fondamentali, e penso anche all'energia.
Serve una politica industriale europea e italiana a lungo termine con regole uguali per tutti per non perdere la competitività. E questo è il messaggio cardine del presidente nazionale di Confindustria Emanuele Orsini, presente all'Assemblea Generale di Confindustria Toscana Sud che è andata in scena a Bagnaia. Un'esigenza che si lega strettamente anche all'emergenza energetica su cui il numero uno dell'associazione di categorie ha idee molto chiare. Diciamo anche che l'energia deve essere una rete unica nazionale, perché non possiamo neanche pensare che il futuro sia uno spezzatino, che ogni impresa si costruisca un qualcosa per autoprodursi, diciamo, energia, perché la rete unica nazionale è la salvaguardia. E l'altro punto è, dobbiamo incrementare l'indipendenza energetica di questo paese. Benissimo il fatto che le fonti rinnovabili vengano incrementate, anzi è la via, perfetto. Però anche qui dobbiamo fare l'operazione verità. L'altra cosa che serve fare, serve ovviamente cominciare a pensare delle nuove tecnologie, che non sono nuove, che è il microreattore nucleare. Perché di questo dobbiamo cominciare a parlare, lo dobbiamo cominciare a dire con forza. E oggi noi la sperimentazione sul nucleare la facciamo in Francia. Abbiamo 70 aziende che sono leader mondiali sul nucleare. Andiamo a fare manutenzioni nei reattori nucleari all'estero, ancora attivi, abbiamo eccellenze come Nucleo, come SIET, come Ansaldo Energia, che sono quelle che comunque stanno pensando, facendo sperimentazione sul nucleare, e noi non possiamo neanche farla in Italia, quindi abbiamo la testa in Italia, la portiamo all'estero, la costruiranno all'estero per poi vendercela in Italia, dove il nostro obiettivo è costruire con l'Europa un percorso di almeno di avere un costo unico europeo dell'energia. Darà presente all'Assemblea Generale di Confindustria Sud anche il Presidente Nazionale dell'Associazione di Categorie, Emanuele Orsini, che ha parlato di energia e anche dello sviluppo del microreattore nucleare. Lorenzo Agnelli. L'Europa, le nuove sfide della globalizzazione, rischi e opportunità per le imprese. È stato il titolo dell'Assemblea Generale di Confindustria Toscana Sud che ieri sera si è riunita a Bagnaia. Tanti gli imprenditori e le aziende presenti per riflettere e dialogare sul futuro dell'Europa, del paese, ma anche del nostro territorio. Messaggi chiari dal presidente di Confindustria Siena Fabrizio Landi: per lo sviluppo della nostra provincia servono infrastrutture e formazione. Il rapporto fra noi è, da una parte, l'interlocuzione con le strutture e gli enti locali sul tema delle infrastrutture. Le infrastrutture è un tema molto grosso per le nostre aziende, il problema storico di raggiungere Siena, la mobilità. Il secondo tema è il tema della formazione. Le nostre aziende hanno difficoltà a trovare personale qualificato e notiamo il fatto che spesso i giovani di questo territorio preferiscono, forse perché non sono neanche a conoscenza delle opportunità, lasciare il territorio e andare a lavorare in altre parti d'Italia o all'estero. Ora, questo non è di per sé negativo, però è un peccato che perdiamo la possibilità di collegare l'opportunità che le nostre aziende danno al territorio per i giovani. Quindi stiamo iniziando un percorso, addirittura stiamo lavorando con le scuole medie per partire a un discorso con le famiglie, a porsi l'obiettivo sapendo le opportunità che dà il territorio. Presente anche Fabrizio Bernini, presidente di Confindustria Toscana Sud, che ha sottolineato come vadano tutelati il rispetto e l'omogeneità delle regole. Bisogna comunque fare qualcosa sulla parte delle regole e dei mercati. Oggi non possiamo avere regole diverse con la decentralizzazione, il sistema ovviamente di bilancio e sostenibilità, quindi costi aggiuntivi a quella della nostra produzione, senza avere un qualcosa nel mercato regolamenta, no? Io non posso avere delle regole e mercati liberi per tutti, questo ovviamente ci penalizza in una maniera incredibile. So che ora dovrebbe venire fuori questa competitività, lo stesso Draghi sta preparando del materiale, vediamo un po', però chiaramente che si chiamano dazi, io ripeto, secondo me sono anche un po' anche vecchi come sistema, o che chiamano altre regole, però delle regole di gioco messe uguali per tutti, altrimenti si rischia di perdere la produttività in Italia e in Europa e non ci si può permettere. Stop ai lavori nei campi dalle 12.30 alle 16 nei giorni di gran caldo e all'ordinanza del Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani in vigore da oggi fino al 31 agosto. Stop al lavoro nei campi e sotto il sole dalle 12.30 alle 16 in Toscana. Il gran caldo di questi giorni e le previsioni da bollino rosso hanno indotto il presidente della regione toscana Eugenio Giani, in accordo con la vicepresidente assessore all'agricoltura Stefania Saccardi, a emanare un'ordinanza contingibile e urgente per vietare il lavoro nel settore agricolo e florovivaistico in condizioni
e floro vivaistico in condizioni di esposizione prolungata al sole in tutta la Toscana nelle aree più calde della giornata. A motivare la decisione vale a partire da oggi fino al 31 agosto i rischi legati allo stress termico per il personale di questi settori e la necessità di prevenire conseguenze che possono anche essere gravi per la salute. In particolare, il divieto lavorativo sarà valido nei giorni più a rischio, ovvero per i lavoratori esposti al sole con attività fisica intensa. Il forte innalzamento della temperatura e il livello elevato di umidità che registriamo in questi giorni, spiega il presidente Eugenio Giani, ci ha spinto a mettere in atto tutte le misure di prevenzione necessarie per consentire di operare in sicurezza a coloro che lavorano all'aperto, senza possibilità di ripararsi dal sole e dal caldo nei momenti più torridi della giornata, tutelandone così la salute e l'equilibrio psicofisico. E spostiamoci in provincia, è stato presentato il drappellone del 148esimo Palio di Casole d'Elsa, dipinto da Sergio Turi, tanti applausi e apprezzamenti. Il cencio ha riscosso successo tra i contradaioli casolesi. Siamo con il sindaco di Casole d'Elsa, Andrea Pieragnoli, e con l'artista che ha disegnato il 148esimo Palio di Casole d'Elsa, l'artista locale Sergio Turi, un palio che è stato presentato e che è piaciuto molto ai casolesi. Ringrazio il sindaco per avermi scelto, questo era, lo devo dire veramente, sono veramente onorato, e passo la parola al sindaco e poi dirò chiaramente cosa ho voluto rappresentare nel palio. Un messaggio di pace, quello è importante. Ecco sindaco, perché la scelta è ricaduta su Sergio Turi? Ma noi da alcuni anni, anche di recente, abbiamo pensato di valorizzare sempre artisti del nostro territorio. Sergio rappresenta una persona di tutto rispetto da questo punto di vista, come artista, come curriculum, e secondo noi era qualcuno che poteva dare un valore aggiunto a quest'opera. Credo che ci siamo riusciti, perché anche da parte della popolazione c'è stata un'accoglienza entusiasta di questo drappellone. Un drappellone che presenta riferimenti classici e storici dell'arte. Sì, sono partito un po' da lontano mito classico del Pegaso che combatte il male, che costruisce la pace e che propone valori positivi e universali. Questo è il messaggio che volevo dare. Poi sotto c'è lo scalare di Casole, e ancora più sotto ci sono le sette delle nove muse, precursrici dell'arte e della danza, si può anche dire che permettano ai grandi avvenimenti storici che non vengono dimenticati nel corso dei secoli. Ancora a Val d'Elsa, Susanna Cenni, nuova sindaca di Poggibonsi, si è giurato fedeltà alla Costituzione e ha tenuto il primo consiglio comunale della legislatura 2024-2029. Simone Diamanturi. Ha preso il via a Poggibonsi la consigliatura 2024-2029. Si è insediato il nuovo consiglio comunale con la convalida degli eletti e tutti gli adempimenti previsti dalla legge. Il consiglio è stato presieduto nella prima parte dal consigliere anziano, cioè che ha ottenuto il maggior numero di preferenze, Mattia Ciappi. Dopo il voto unanime per la convalida degli eletti, la sindaca Susanna Cenni ha giurato sulla Costituzione della Repubblica Italiana e si è proceduto all'elezione del presidente e del vicepresidente del consiglio comunale. Presidente del consiglio è stato eletto all'unanimità, con la sola astensione dell'interessato Giampiero Signorini della lista Uniti per Poggibonsi, che era a sostegno di Cenni. Vicepresidente è stato eletto all'unanimità, con la sola astensione dell'interessato Gianni Martinucci di Fratelli d'Italia. Auguro buon lavoro a tutti i consiglieri e a tutte le consigliere elette, a tutto il Consiglio Comunale e alla Giunta. Siamo tutti e tutte al servizio della nostra città, a cui va il nostro ringraziamento per la fiducia accordata, ha detto Susanna Cenni, che continua: ringrazio il sindaco e gli amministratori che mi hanno preceduto, ringrazio tutti i dipendenti dell'ente che sono sempre fondamentali per far camminare i progetti, un grazie enorme alla nostra città di cui tutti insieme avremo cura lavorando con entusiasmo, collaborazione e responsabilità. E spostiamoci invece adesso ad una delle più importanti manifestazioni musicali della Toscana, il Pistoia Blues, grande successo per il concerto di Mario Biotti.
Pistoia Blues Festival al Giro di Boa, ieri sera l'incomparabile Didi Bridgewater e la calda voce di Mario Biondi hanno incantato la platea di Piazza Duomo, riscuotendo entrambi l'apprezzamento del pubblico che ha applaudito con esultanza durante le loro performance. Presente ad inizio concerto anche il sindaco Alessandro Tomasi, che ha tracciato per noi un primo bilancio del festival. Molto bene, grande riscontro di pubblico, soprattutto mantenendo alta la qualità degli artisti che si sono esibiti, c'è stata anche un'ottima risposta del pubblico, siamo contenti. Ci abbiamo a questo fine settimana finale con i mercatini nel centro, con grandi artisti, stasera Mario Biondi, aspettiamo Venditti, insomma siamo contenti e ringraziamo chi dietro le quinte ha lavorato per questo festival. E restiamo a parlare di questo evento perché stasera salirà sul palco uno dei importanti chitarristi emergenti italiani. Ha meno di 30 anni ma è già uno dei chitarristi più importanti a livello internazionale, da Casteldaccia in provincia di Palermo ai palchi di tutto il mondo. Matteo Mancuso è decisamente il chitarrista italiano più talentuoso e innovativo. I più grandi musicisti al mondo, dai cognomi inequivocabilmente italiani come Bonamassa, Aldi Meola, il figlio di Frank Zappa e Steve Vai, lo hanno definito il futuro della chitarra. Matteo, che tra i segni che lo rendono riconoscibile al garbo e l'umiltà, è un chitarrista unico nel suo genere. Tecnica e stile del tutto personali, senza utilizzare il plettro, dall'arpeggio della classica alla grinta dell'elettrico, senza dimenticare le influenze jazz. Vedevo molto spesso mio padre suonare la classica, no? Io però ho iniziato con l'elettrica perché le mie prime influenze erano Hendrix, Deep Purple, Led Zeppelin, quindi influenze molto rockettare. Soltanto che vedendolo suonare sempre con le dita pensavo che qualsiasi chitarra si dovesse suonare in quel modo. Nei concerti non farai il tradizionale lancio del plettro? No, purtroppo non posso farlo. Potrei fare il lancio del dito, ma poi non posso fare il prossimo concerto. Alle spalle gli insegnamenti del padre musicista, con i suoi video su YouTube ha omaggiato i chitarristi della storia, raccogliendo oltre 20 milioni di visualizzazioni. Beh, la prima fonte di ispirazione sono i musicisti che ammiro, quindi cerco di ascoltare la musica che mi piace di più e cerco di copiarla letteralmente. Quindi quella è la prima fonte di ispirazione. Poi le fonti di ispirazione sono molteplici, ci sono le esperienze di vita che ti formano, sia positive che negative, altrimenti scrivi solo pezzi in tonalità maggiore, no? Sto cercando tuttora di fare più esperienze possibili, di suonare il più possibile con gente più brava di me, anche perché è un po' il trucco per migliorare il più velocemente possibile, cerca di suonare sempre con gente più brava, questo lo dico sempre. L'anno scorso è uscito il suo album The Journey, che presenterà questa sera sul palco del Pistoia Blues. Al suo fianco Riccardo Oliva al basso e Gianluca Pellerito alla batteria. Un concerto molto improvvisato, di stampo jazzistico, ma molto meno jazz rispetto a quello che la gente si aspetta magari, perché alcuni pezzi sono molto spinti, sono molto rock. È live, diciamo, questo aspetto viene accentuato. Noi non vediamo l'ora di vederti e l'appuntamento è a stasera. Grazie, a stasera. Ed era questa la nostra ultima notizia, vi ricordo che l'informazione locale tornerà domani a partire dalle 20:30. Grazie per essere stati in nostra compagnia.